Allora, gli amici di Golden Goal, siamo al Comitato Regionale Campano per gli auguri natalizi e di fine anno del Presidente del Comitato Regionale Campano, Enzo Pastore. Quel giorno dell'Assemblea lo porteremo davvero sempre con noi, lo serviremo nel cuore, il 5 dicembre del 2012. Ma adesso anche quello non è che sia archiviato, appartiene a un vicinissimo passato che non dimenticheremo mai, ma è pur sempre un passato. Adesso bisogna pensare al futuro e in questa circostanza formularvi con tutto il cuore, formulare a tutti i dirigenti di società, presidenti e dirigenti, tecnici, calciatori, addetti, anche ai custodi degli impianti sportivi, ci mancherebbe altro, agli assessori allo sport affinché siano più vicini alle nostre società, ai sindaci e agli amministratori comunali, provinciali e regionali, a tutti il più cordiale augurio di un sereno Natale e di un felicissimo anno nuovo 2013, con l'auspicio che questo anno nuovo sia l'anno del consolidamento e della ancora maggiore vivacizzazione di questo grande movimento del calcio dilettantistico e giovanile campano. Lo meritano questo augurio per i sacrifici che fanno i nostri amici presidenti e dirigenti di società. Lo meritano i dirigenti federali che si sacrificano disinteressatamente, lo meritano tutti coloro che compartecipano a questo grande movimento. Ripeto, rivolgo loro gli auguri con tutto il cuore, perché davvero questo nostro movimento del calcio campano sia sempre più rilevante, come è stato in occasione dell'ultima Assemblea Nazionale della Lega Dilettanti, e lo sia anche in occasione dell'Assemblea Federale. Anno nuovo, vita nuova, speriamo che ci sia un calcio liberato dai problemi di scommessopoli, un calcio liberato dai problemi, ma sempre più vivace, sempre più in forma, sempre più in gamba, sempre più in grado di rispondere alle esigenze educative e formative dei giovani. Noi abbiamo un dovere, quello di essere di esempio per i giovani. Se lo saremo davvero tutti, sarà un grande anno nuovo 2013.